Gabriele Galloni, buongiorno. Buongiorno a te, Livio. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle Grazie mille. parole per raccontare questa raccolta poetica intitolata Slittamenti, edizioni AUG per Gabriele Galloni. Tra l'altro vogliamo ricordare la casa editrice perché è importante ricordare le case editrici anche piccole, anche minime, perché grazie alle piccole case editrici, a quelle proprio piccole, piccole, spesse volte c'è un percorso di ricerca e di attenzione che, senza nulla togliere alle altre, proprio queste piccole realtà danno proprio una grande sottolineatura, come in questo caso l'edizione AUG per il libro Slittamenti, sia nella conferma dell'edizione, sia anche proprio nella confezione, nella presentazione estetica del libro stesso, Gabriele Galloni. Sì, è un, a parte, è un lavoro di cui sono molto soddisfatto. Un lavoro, per lavoro non intendo soltanto il libro, ma tutto il progetto che c'è stato dietro, sia grafico che anche il piano di lancio e quant'altro. Ecco, tra Insomma. l'altro questo libro ci è stato indicato da Antonio Veneziani, che lo possiamo annoverare tra i collaboratori di questo appuntamento perché è una grande collaborazione. Ogni tanto le sue indicazioni sono importanti perché dà grande attenzione alle nuove voci e questo mi sembra una Assolutamente. cosa importante, quella di Antonio Veneziani che è un curioso del bello, ma un curioso della qualità del bello soprattutto. È vero, Antonio è un attento osservatore della realtà poetica, soprattutto giovanile. Tra l'altro è lui l'autore della prefazione e mi ha aiutato molto anche nella composizione e soprattutto nella scelta delle liriche da inserire nel libro. Quindi il suo apporto è stato fondamentale alla realizzazione dello stesso. Andiamo a scoprire chi è Gabriele Galloni in due righe. Gabriele Galloni è nato a Roma nel 1995. Studia lettere moderne all'Università La Sapienza e Slittamenti è la sua prima pubblicazione. Come nasce la poesia, la scrittura della poesia per Gabriele Galloni? Io non ho mai creduto all'ispirazione, alla scintilla divina e al No, no, ma non mezzo. vogliamo arrivare a questa cosa che quando mai sarà vera, no? Perché frutto la poesia, sì, ci sarà anche qualcuno, avrà la scintilla, ma la poesia è frutto di sacrificio, di Sì, intuito, soprattutto di di lavoro. dedizione, di discernimento, anzi, di un lavorio e di un cesello continuo. Più un lavoro di sottrazione che di addizione, credo. Io sono arrivato, beh, questo forse è maniacale, ma io sono arrivato a riscrivere alcune mie liriche anche 20-30 volte e tuttora non mi sento ancora soddisfatto. Ora, non dico che questa sia il metodo giusto, naturalmente, perché ad alcuni potrà anche sembrare neurotico, però penso che sia soprattutto lavoro, sia soprattutto riflessione sulla lingua, sul proprio utilizzo della lingua, del ritmo. Per me, quindi, la poesia è un lavoro di riflessione. Ed è un lavoro, perdonami il gioco, è un lavoro di lavoro. È un lavoro di labor lime, profondo labor lime. Ecco. Insomma, niente ispirazione divina, niente scintilla. Certo, c'è sempre una luce, una piccola luce da cui poi scaturisce il Certo, verso. è certo, quella piccola luce è la ferita, no? È la È la ferita, ferita, è esatto. quello che non va della vita, è la capacità di di posare lo sguardo su quella cosa e da quella cosa saperne trarre il succo poetico. Ecco, sicuramente dobbiamo a questo punto andare a respirare proprio quell'aria poetica delle brevi ma intense poesie di Gabriele Galloni. Con quale cominciamo, Gabriele Galloni? Allora, ne leggo, Noi solitamente con le poesie, poi Gabriele Galloni farà giustamente la sua scelta, ma noi con le poesie leggiamo a caso così, aprendo il libro a caso e che cosa ti trovo? Ti trovo, abbassa un'ultima volta le reni, Guido, non t'avrei detto vergine. Ecco, la prima poesia che io ho trovato, che aprendo a caso, però adesso ascoltiamo giustamente dalla voce di Gabriele Galloni. vado. È un novilunio strano. C'è qualcosa che non comprendo.
è questa voce stanca che a poco scioglie il filo, ansiosa di sciogliere il suo filo, e scioglie e sfianca la sua lentezza calcolata. È voce dal Leccio e dal Carubo. Nel Getsemani, fattosi fiume, abbiamo ritrovato il ferro della croce. La poesia sintetica, nella brevità del ritrovare, del trovare un dolore come quello del ferro della croce, ma a proposito riportiamo di nuovo l'immagine della ferita a cui facevamo riferimento poco esatto, fa. Esatto, ecco, e anche questa, se non è ferita quella che ci ha raccontato, quella che ci ha letto Gabriele Galloni, non sappiamo quale possa essere, no? Il ferro della croce, ne sentiamo proprio quasi il gusto di questo ferro, perché dalle parole proprio scaturisce il senso, il sapore e il sapere nello stesso tempo della parola. Ecco, c'è una poesia però, seppur siamo quasi a fine autunno, anzi siamo a fine autunno, c'è una poesia che è intitolata Dialoghi dell'estate, forse una tra le più lunghe di questa raccolta. Quella divisa in tre sezioni, certo. Quella divisa in tre sezioni, ed è una poesia importante perché è forse la poesia più dove ci si raffronta di più, non tanto con la sintesi delle altre poesie, no? Ma dove si raffronta di più proprio il senso quasi del panorama di quello che ci sta intorno, ma di quello che ci sta dentro soprattutto. La vogliamo ascoltare? Ma certo, inizio. Uguale all'albero, l'acqua ha radici profonde. Quando sarà buio andremo lungo il fiume a cercarle, fino al mare, che la distanza è poca e queste notti lunghissime. Ricorda le candele. Una ferita che a vederla quasi non si direbbe ferita, ma un tratto di pennarello, uno scherzo. I faretti del giardino si accendono automatici dopo le 22. Stanno bussando. I canneti, le dune. Una pozzanghera enorme, pomeriggio da provincia estiva. L'eco rarefatta ad una canzone, a piedi uniti. La pozzanghera mandò in frantumi il cielo. E tra la guazza ti cadeva qualcosa, in tutta fretta lo raccoglievi, dicevi non è niente, non è niente. Le case bianche a perdita d'occhio. Le cancellate arrugginite. A sfondo di cartone sfrondate, chiome di nubi simulano l'estate del mondo. Ecco. Le nubi che simulano l'estate del mondo, se prima c'era il ferro arrugginito, qui invece ci sono le cancellate arrugginite. C'è sempre quello sporco, no? Quello sporco, ammesso che sia sporco, no? Quel senso anche del tempo, quel senso dell'usura del tempo, delle cose come è data dalla ruggine. Anche questo è un senso di uno slittamento continuo, Gabriele Galloni. Sì, lo è, certo, nel senso molto probabilmente, allora, rileggendo a distanza di mesi alcune liriche mi rendo conto di particolari e di sottintesi che io stesso non avevo colto. Io penso che un autore di ciò che scriva ne coglie soltanto una minima parte, tutta la portata della propria scrittura, secondo me, è incompresa all'autore, nella sua interezza, è chiaro. Io stesso non so quali sottintesi, come ovvio, potrebbero trovare altri alle mie poesie o i critici, quindi questo. Ma Antonio Veneziani nella prefazione scrive una cosa molto bella nella semplicità proprio della figura che ci dà. Figlio della tradizione lirica, Galloni scrive appunti e mette su pagina segni e abbozzi di mappe. Ecco, è molto bella questa idea, più che degli appunti, delle mappe, perché questo libro poi, letto dalla prima pagina all'ultima, sviluppa sicuramente una mappa di geografia intima e di sguardo sul mondo oltre che su se stessi,
ma anche poi spacchettando, per così dire, questa mappa, no? Spostando i luoghi, ci si riesce sempre a ritrovare, ed è questo il bello, anche leggendo le poesie a caso. Quindi vuol dire che la mappa tracciata ha portato in quella, possiamo dire, in quell'isola del tesoro, che poi l'isola del tesoro è quel ferro arrugginito. Ecco, mi torno sempre su quell'immagine, perché per me è un'immagine molto importante, sulla ruggine del nostro vivere. Ecco, a proposito di geografia, io penso che nel libro ci sia una geografia ben definita, che molto spesso è più una geografia emotiva che fisica. Però ecco, io ho sempre avuto una fascinazione inspiegabile per le cittadine del litorale romano, per esempio, no? Non lo so, per il loro anonimato forse, per le loro case bianche, dica le cancellate arrugginite. E penso che ecco, questo libro sia un tributo che io ho fatto al mio personale atlante emotivo. Ecco, io ho questo. Sì? Ed è anche molto bello questo contributo a questo Atlante, questa parola che ormai diciamo sempre meno, di questo Atlante di emozione, un Atlante di emozione per questi slittamenti poetici. Ma la parola slittamenti ci porta a una condizione di vita non sicura, e quando mai la vita è sicura? Gli slittamenti ci sono sempre, sono a volte impercettibili, a volte gravi. Gabriele Galloni ci porta a considerare una capacità importante, cioè la capacità di aprire lo sguardo e considerare gli slittamenti anche quando sono minimali. E forse è proprio questi sono gli slittamenti a cui fa più riferimento la poesia, la scrittura di Gabriele Galloni. A volte sono slittamenti, per così dire, carsici, no? Che quasi non si vedono, quasi non si sentono. Sotterranei, certo. Eppure sono gli slittamenti dell'anima che noi in maniera quasi freudiana vogliamo nascondere, ma forse la poesia riesce a far tirare su, far venire a galla quelle cose che noi nascondiamo. Ed è questa, forse, a questa geografia intima noi ne disegniamo un'altra, no? Molto falsa. Queste parole, questi slittamenti di Gabriele Galloni ci aiutano, ma non dico che sia una forma terapeutica, ma ci aiutano ad aprire lo sguardo verso quella che è veramente la geografia del nostro intimo. Personalmente, ecco, per il mio sì, non so se lo è stato o lo sarà per altri, ma per me è ecco, una lista di coordinate importanti, anche se con il tempo, con il passare dei mesi, è uscito a luglio, lo rileggo sempre meno e probabilmente smetterò di rileggerlo del tutto, come è giusto che sia. E certo, perché poi il libro deve andare per conto suo, il Il libro libro deve andare per conto deve suo, avere la naturalmente, sì. capacità di vivere da solo, e chi lo prende in mano ne diventa, per così dire, proprietario. E adesso noi vogliamo diventare non proprietari, ma possedere ancora una parola di una poesia di Gabriele Galloni. Quale Leggo scegliamo? la penultima, perché è una poesia che hanno apprezzato in tantissimi, anche altri amici poeti e scrittori mi hanno scritto per complimentarsi di questi versi e li ritengo fra i miei migliori. Inizio. I ragazzi alla spiaggia di Focene, insieme incontro all'onda sonnolenta che ritornando bagna loro il fianco adolescente. È questa vita lenta, la sua illusione qui della durata eterna. Quando ciò che resta è il bianco della parete a fine di giornata, il mese placido, tempo che viene. I ragazzi alla spiaggia di Focene. Questa era la penultima poesia del libro di La Gabriele penultima. Galloni, Slittamenti. Però, se questa, come dicevo poco fa, Gabriele Galloni è considerata una tra le migliori, io non certo posso dire qual è la migliore o la peggiore, ammesso che poi ognuno parla secondo il proprio gusto, no? Questa poesia che ha appena letto Gabriele Galloni è tra due altre poesie che io vorrei far ascoltare proprio a chiusura di questa conversazione, perché sono due poesie, a questo punto la terz'ultima e l'ultima, che ci raccontano veramente di questo slittamento che è la vita e di questo peso della vita, di questa ruggine che ci portiamo dietro giorno dopo giorno. Allora ascoltiamo la terz'ultima a questo punto, su mia indicazione, Gabriele Galloni, niente meno che propongo questo. Va bene, perfetto. Ed è quella, ecco, forse è quella che più di tutte si riallaccia al titolo, E Slittamenti. infatti. Cosa
cosa resta di questa superficie da dire che non sia già stato detto? Che si scivola, certo, nonostante la ruvidezza. Passa il dito e senti. Passa il dito e senti, e sentire il peso delle cose, sentire la fisicità anche delle cose. E di tutte queste poesie adesso andiamo a chiusura di questa conversazione agli ultimi due versi che vedo qui sottolineati, e perché sono versi molto importanti questi, perché sembra quasi che ci sia non un punto ma una virgola dopo questi versi, perché sono forse versi di apertura verso altre scritture per Gabriele Galloni, chi lo sa. Quali sono queste parole? Lo ascoltiamo, le ascoltiamo. Dei nostri giorni calcolammo il peso, la grazia successiva ed eventuale. La grazia successiva ed eventuale. Prima di salutarci, Gabriele Gallone, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro, io sto leggendo un libretto molto curioso, interessante, della Quod Libet, che si chiama Breve piccola storia delle eresie, di Mauro Orletti. È una raccolta di aneddoti storici su le origini del cristianesimo e tutte le eresie che lo accompagnarono. È davvero molto interessante e godibile. Mauro Orletti è l'autore di questo libro, edizioni Quod Libet, una piccola casa editrice di Macerata, se non ricordo male. E aspetta, controllo subito, dovrebbe esserci qui. O Macerata o Pescara, penso Macerata. Mauro Orletti, Macerata. Piccola Macerata. Storia delle eresie, nella, se non ricordo male, nella collana Compagnia Extra, per questa sì, piccola ma importante esatto, casa editrice. Gabriele Galloni, Slittamenti è il libro che vi abbiamo proposto per la poesia, tra l'altro ricordiamo edizioni AUG. Questo libro tra l'altro si può trovare anche in rete, perché a volte ritrovare i libri di poesie diventa anche difficile, quindi dobbiamo essere un elemento di servizio nei confronti dei nostri ascoltatori prossimi lettori. Si trova sia sul sito della casa editrice, quindi AUG Edizioni, che vabbè, ovviamente sulle principali piattaforme di vendita, quali Amazon, IBS e Feltrinelli. Slittamenti, Gabriele Galloni, AUG Edizioni. Grazie ancora del tempo dedicato. Grazie ancora. Grazie a te, Livio. Buona giornata.